Montesilvano piange Andrea Silvestrone, il papa morto in A14 insieme a due dei suoi tre figli. Stabili le condizioni del 12enne ricoverato ad Ancona. Oggi lutto cittadino, in lacrime il sindaco De Martinis. Torna a scorrere acqua nei rubinetti di Pescara dopo il guasto che aveva lasciato tutti a secco ieri. Disagi per migliaia di persone dopo la rottura della condotta San Giovanni. Il nuovo volto della scuola, le aule natura, nascono a Castellalto e Cellino Attanasio per educare gli alunni alla sostenibilità. Se ne prenderanno cura durante le lezioni di scienze. Pescara ci inquina al Potenza e biancazzurri tornano al successo. Dopo due turni il Teramo vince ancora e va in fuga. Biancorossi a più 6 sulla Val di Turris dopo il 2-0 all'Elicese. Un cordiale saluto, ben ritrovati insieme all'appuntamento con l'informazione dedicata all'Abruzzo. In apertura purtroppo ci occupiamo nuovamente dell'incidente in A14. Sono stabili le condizioni del 12enne rimasto gravemente ferito nel tragico frontale di sabato in una galleria di Grotta Mare. Il ragazzino è ricoverato in prognosi riservata ad Ancona, è giunto cosciente secondo quanto riferito dal bollettino medico. Intanto a Montesilvano, città in cui risiedeva Silvestrone, il papà del 12enne, ha proclamato il lutto cittadino, in lacrime il sindaco De Martinis. Vediamo il servizio della nostra Sara Del Vecchio. Critiche le condizioni del terzo figlio di 12 anni di Andrea Silvestrone, campione di tennis in carrozzella, morto ieri sulla A14. Ricoverato al Salesi di Ancona in prognosi riservata nella rianimazione pediatrica, il ragazzino, che ieri ha perso anche i fratelli di 14 e 8 anni oltre al papà, è arrivato cosciente in ospedale e ha raccontato gli eventi secondo quanto riportato nel bollettino medico scritto dal direttore del reparto di anestesia e rianimazione pediatrica, Alessandro Simonini. Le sue condizioni al momento si mantengono stabili e soddisfacenti sul piano emodinamico, respiratorio e metabolico, si legge nella nota di chiamata. Il paziente è sedato in ventilazione meccanica, sottoposto a terapia antibiotica per la prevenzione di possibili complicanze infettive. Il paziente è stato trasportato nel blocco operatorio per essere sottoposto a un intervento chirurgico ortopedico. Domani effettuerà invece un intervento chirurgico maxillofacciale. Tutti a Montesilvano, città dove risiedeva Andrea con la sua famiglia, pregano per lui. In città è stato proclamato il lutto cittadino. In lacrime il sindaco Ottavio De Martinis. Io sono molto scosso. Ho voluto partecipare, come giusto che sia, a questa bellissima manifestazione, ma con il cuore assolutamente addolorato per la perdita di Andrea, che oltre a essere, aver rappresentato e rappresentare ancora qualcosa di importante da un punto di vista della forza e della determinazione che lui riusciva a infondere, per me rappresenta anche un caro amico col quale avevo legato non soltanto per motivi istituzionali, ma anche insomma, per un percorso di amicizia che si era creato. Quindi davvero una giornata triste. Una persona eccezionale, anche un esempio di forza. Sì, come dicevo, lui nonostante le difficoltà, insomma, nonostante le disabilità, era un esempio per tanti. Lui aveva spesso le parole proprio per infondere forza e determinazione e per far sì che tutti coloro che lo ascoltassero, insomma, da lui traessero questi insegnamenti. Un tavolo di coordinamento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per coinvolgere i presidenti di Abruzzo e Marche, ASPI, prefetti e ANAS per aumentare la sicurezza dell'arteria è l'obiettivo a cui sta lavorando il titolare del MIT, vice premier Matteo Salvini, dopo le vittime registrate nelle ultime ore sulla 14. E dunque davvero una famiglia spezzata con la morte di due dei tre figli del campione paralimpico e appunto dello stesso Andrea Silvestrone. Sentiamo ora invece il ricordo del presidente dell'associazione Carrozzine Determinate, Claudio Ferrante, che era un caro amico di Silvestrone.
È una notizia che nessuno di noi avrebbe voluto apprendere. Ci troviamo di fronte purtroppo a una vera tragedia. Un uomo innamorato della vita, un uomo felice, orgoglioso dei suoi figli. Lui viveva per i suoi figli e non lo ha fermato nemmeno la malattia, tant'è che fin dai primi passi della malattia mi chiedeva consigli e immediatamente si è adeguato e ha capito che la vita poteva essere meravigliosa anche in carrozzina e lui ha superato ogni limite diventando campione internazionale di sport e riusciva a battere anche le persone sane giocando a tennis. È davvero una grande tragedia, non può che il pensiero andare al piccolo che per fortuna si è salvato e speriamo che guarisca presto, così come dobbiamo necessariamente stringerci intorno alla mamma di questi meravigliosi bimbi, Barbara. L'abbracciamo e tutta la comunità, tutta l'associazione è con lei. Forza Barbara, forza Diego. E cambiamo argomento, è tornata l'acqua nei rubinetti di Pescara e dintorni dopo il grosso guasto che ha interessato la condotta Giardino di San Giovanni Teatino, che ha creato grossi disagi per tutta la giornata di ieri a migliaia di persone. Grossi disagi per tutta la giornata di ieri a Pescara e San Giovanni Teatino, dove la rottura senza precedenti per dimensioni del danno della condotta Giardino a San Giovanni Teatino, la più grande che da Chieti porta l'acqua verso Pescara, ha lasciato a secco ristoranti, bar, negozi e aziende. Oggi la situazione è tornata alla normalità dopo il pronto intervento dei tecnici dell'ACA, l'azienda acquedottistica comprensoriale, che nella notte di ieri, lavorando nel fango e in condizioni disagiate, con un intervento comunque provvisorio, ha provveduto a sanare il guasto e ha posto le condizioni per una ripresa del flusso idrico fino ai rubinetti dei pescaresi, con il miglioramento già nella serata di ieri. Una marea d'acqua fuoriuscita dalle tubature della condotta che ha creato disagi a circa 120.000 persone, tutta la Pescara Bassa, praticamente da Montesilvano a Francavilla, ad eccezione della zona dei Colli, che invece è alimentata dalla condotta del Tavo. L'ACA, per riparare la condotta, è stata costretta a interrompere l'erogazione idrica della centrale teatina per tutta la notte di venerdì, con un conseguente blocco del flusso d'acqua e un calo di pressione nelle tubature. Una rete idrica ormai obsoleta, anche se sostituire i tubi avrebbe un costo esorbitante di circa 100 milioni di euro. Ma secondo il sindaco di Pescara Carlo Masci non si tratta solo di reti obsolete, ma bisognerà abituarsi ad una diversa cultura nei confronti dell'acqua per affrontare un problema, quello della carenza idrica, con il quale sarà indispensabile confrontarsi in futuro. Il tema dell'acqua è un tema ricorrente, che non dipende soltanto dalla, obsolescenza delle condotte, per la quale ci sono investimenti importanti della regione, proprio per il risanamento complessivo della rete idrica, ma il problema reale è che l'acqua comincia a scarseggiare, se pensiamo che la, sorgente del Vitello d'Oro che porta l'acqua a Pescara, in pochi anni ha diminuito il gettito del 50%. I problemi ci Che si può sono, fare, che si può fare? Intanto il problema del cambiamento climatico è un problema reale e noi dobbiamo agire su quello nei tempi medio-lunghi, attuando politiche di sostenibilità ambientale. E cambiamo argomento, parliamo ora di sanità. 80.000 accessi l'anno con una media di 100 utenti giornalieri di fronte a una carenza di personale. Ci troviamo al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara e la denuncia arriva dal consigliere regionale Domenico Pettinari, che presenta un dossier. Le criticità dunque ci sono ancora. Ci fa il punto Sara Del Vecchio. Il pronto soccorso di Pescara, il più frequentato della regione con 80.000 accessi l'anno, sta diventando un reparto ospedaliero a causa della mancanza di personale. Non garantisce i servizi tipici di un dipartimento di emergenza. La denuncia arriva dal vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, che a giugno 2022 si è anche incatenato. Ora il consigliere regionale ha presentato un dossier e ha posto un'interpellanza all'assessore alla sanità della regione Nicoletta Verima, che al
dal presidente Marco Marsilio. Servirebbe, dice, un riordino della medicina territoriale. I medici, per far fronte a un carico di lavoro elevato, sono 23, ma ne servirebbero almeno altri 6, mentre gli infermieri sono 70 e gli OS circa 40. Una carenza cronica, insiste Pettinari, è ormai non più gestibile. Vengono fuori tre fattori: fattori in ingresso, fattori interni e fattori in uscita. Nei fattori in ingresso abbiamo detto che, non funzionando bene il territorio, quindi distretti sanitari, guardie mediche, purtroppo rete di medici di medicina generale, ambulatori, inevitabilmente l'utenza è costretta ad entrare ad imbuto in pronto soccorso, e quindi ci sono migliaia e migliaia, registriamo, di accessi inappropriati di tutto ciò che dovrebbe essere servito al pronto soccorso, che è dal territorio che ci entra in pronto soccorso. All'interno del pronto soccorso troviamo un sovraccarico pazzesco di lavoro, carenza di personale medico, infermieristico, operatori sociosanitari, e quindi addirittura immaginate che si congestiona tutto lì. Il personale deve gestire l'emergenza urgenza, e anche nel pronto soccorso che rimangono i pazienti e gli utenti, e quindi si creano 3-4 reparti accorpati, e questo è ingestibile. I fattori in uscita significa che il personale pronto soccorso non riesce a dimettere i pazienti o a destinarli nei reparti, perché i reparti, per carenza di posti letto, non ricoverano. Quindi il personale, non solo, ma anche all'esterno, in RSA, in RA, nelle lungodegenze, non ci sono i posti letto, quindi i pazienti che dovrebbero uscire dal pronto soccorso e essere ricoverati stazionano in pronto soccorso per giorni interi, e voi immaginate che si crea il caos totale. Tutto ciò provoca inevitabilmente grande stress per il personale, quindi violenze e anche aggressioni, e un aumento della comorbilità da parte dell'utenza e un aumento delle liste d'attesa. Questo ha prodotto, forse unico caso in Italia, la chiusura del pronto soccorso per alcuni codici di intervento, il dirottamento delle ambulanze a Penne e Popoli. Ecco, io ho fatto un'interpellanza al presidente di regione e all'assessore regionale Verì, chiedendo di cambiare e di invertire rotta. Facendo cosa? Potenziando il territorio, facendo davvero funzionare e riaprendo le guardie mediche che sono chiuse, e soprattutto aumentare i posti letto per destinare e ricoverare soprattutto i nostri anziani, la cronicità nelle lungodegenze RSA. Se non si risolve questo problema sarà una tragedia totale. Ed ora la politica. Il deputato Luciano D'Alfonso torna a sollecitare il progetto relativo alla velocizzazione della tratta ferroviaria Pescara-Roma. Le risorse ci sono, è ora che la regione faccia la sua parte, ha detto al microfono della nostra Sara Del Vecchio. Velocizzazione della tratta ferroviaria Pescara-Roma. Se ne parla da tempo ormai, e nell'ultimo anno si è tracciata la strada che dovrebbe portare alla realizzazione dell'opera. Il deputato PD Luciano D'Alfonso torna sull'argomento, ricordando che da qui a marzo cominciano gli incontri tra le regioni e il ministero per collocare le risorse del nuovo triennio di programmazione delle amministrazioni centrali a copertura degli investimenti strategici del Ministero delle Infrastrutture. Ora, dice, la regione deve fare una scelta. Le risorse ci sono, quindi bisogna andare avanti con il progetto. Rendiamo certo un dato: ci sono le risorse per mantenere e mettere in produzione i primi cantieri programmati. Non c'è bisogno di pozzangherare per poi passare come risolutori. Il punto qual è adesso? Noi andiamo di qui al mese di marzo che si aprono le trattative per collocare le nuove risorse straordinarie per gli obiettivi di investimenti strategici nel rapporto Regioni Italiane Ministero delle Infrastrutture. Per marzo la Regione si sta preparando per fare in modo che individui non più di 4 priorità, evitando quella lista porcellum che si è fatta 2 anni fa, che non ha prodotto nessuna lettura di priorità. L'incontro del 25 di gennaio che si è fatta al Ministero da parte della Regione è stato un incontro che ha prodotto forse qualche riconoscimento, qualche presentazione, qualche stretta di mano. Mi dicono che un parlamentare si è riportato il giudizio di carino, ma non è che questo ha prodotto risultati nella programmazione strategica della Regione nei confronti del Ministero. Voglio anche evidenziare che i prossimi 3 anni del Ministero delle Infrastrutture si scriveranno nel mese di marzo e di aprile. Ci sono i poteri, ci sono le figure, ci sono le norme costituzionali e nazionali. Facciamo in modo che cominci l'attività di cantiere dove non c'è discussione. Dove c'è discussione con gli enti locali, si esamini il dossier delle richieste
e non si faccia ascolto sordo. D'Alfonso dice di avere fiducia nel ministro delle infrastrutture Matteo Salvini e lancia a quest'ultimo una sorta di appello. Lui, l'attuale ministro Salvini, ha cominciato la sua attività come consigliere comunale. Venga utilizzata la sua esperienza dell'attuale ministro non per fare incontri di stretta di mano, di presentazione e di caffetteggiamento, ma per fare più uno sul piano delle risorse strategiche e sul piano della copertura dei quattro grandi obiettivi che ha questa regione. Ed ora ci spostiamo a Castellalto e a Cellino Attanasio, dove sono nate due nuove aule natura all'esterno dei plessi dell'Istituto Comprensivo Margheritac. Ce ne parla Chiara Bonatti. Un nuovo modo di fare lezione e di coniugare il sapere e la transizione ecologica è il messaggio che con le inaugurazioni di due aule natura, una a Castellalto e l'altra a Cellino Attanasio, la scuola Margherita Hack ha voluto passare ai suoi alunni. Due terreni, uno di 700 e uno di 190 metri quadrati, per fare didattica partecipata e interdisciplinare, educando gli alunni alla sostenibilità come garanzia per il futuro. Grazie ad un finanziamento, ad un PON FESR ottenuto nel dicembre del 2021. Si tratta di un intervento per la realizzazione di ambienti e laboratori di istruzione e formazione per alla transizione ecologica. E chiaramente sono ambienti che abbiamo realizzato all'esterno per avvicinare i bambini e i ragazzi alla natura. Si tratta, come hanno detto loro, di tanti angoli, dall'hotel degli insetti all'orto sinergico, a quello botanico, ecco, tanti angoli attraverso i quali i ragazzi e i bambini si avvicinano a questo polmone verde e risponde a due goals, due obiettivi dell'Agenda 2030, quindi sia al 4 che riguarda l'istruzione di qualità e sia all'11 che è praticamente relativo alla città e alla comunità sostenibile. Aiuta anche a educare gli adulti, i giovani uomini del domani. Certo, certo. I bambini e i ragazzi imparano così a tenersi, come dire, ad aver cura della natura, dell'ambiente che li circonda e gli adulti di aver pazienza nei tempi della natura e in quelli che sono gli interventi dei ragazzi. E noi abbiamo, ecco, ci facciamo carico di questi spazi, di entrambi gli spazi, nei quali saranno gli alunni a effettuare opera di manutenzione. Ed ora la pagina sportiva in Serie C. Dopo il punto racimolato nelle precedenti due partite, il Pescara torna al successo con un sonoro 5-0 rifilato al Potenza allo stadio Adriatico. Le reti sono di Vergani al 16esimo, di Delle Monache al 48esimo, di Lescano al 79esimo e doppietta di Merola all'esordio al minuto 33 e poi all'88esimo. Sentiamo però l'allenatore biancazzurro Alberto Colombo. Prove simili a quelle di oggi anche nelle successive domeniche, è chiaro che allora uno può dire certo è un Pescara che ha modificato il modo di stare in campo, di giocare. Anche qualche giocatore come i nuovi è evidente che ti hanno dato o hanno innalzato il tasso qualitativo, però è solo continuità, quindi che può dare, e il futuro ci darà le risposte, però è sicuramente un fattore positivo quello di ogni tanto nelle difficoltà cambiare qualcosa alla squadra, che sia un sistema di gioco, proprio perché magari ritrovi quell'attenzione che inconsciamente puoi perdere, perché tanto conosci a menadito quello che l'allenatore ti chiede con quel sistema di gioco contro quel sistema di gioco, e magari perdi il dettaglio, l'attenzione in certe piccole situazioni che poi magari ti possono punire. Quando magari proponi qualcosa di diverso, di nuovo, vuoi o non vuoi, il cervello è più reattivo e disponibile a incamerare le informazioni. Poi, come dicevo prima,
se hai la fortuna che hai incamerato le informazioni, hai anche il risultato, hai la certezza da parte dei giocatori che vogliono seguire questo nuovo percorso, altrimenti dubbi su tutto. Ed ora il calcio promozione, vittoria anche per il Teramo, 2-0 sul campo dell'Elicese, biancorossi di nuovo in fuga, più 6 sulla Val di Turris, sconfitta 3-0 in trasferta dalla Rosetana. Allo stadio Petruzzi di Città Sant'Angelo, la squadra di Pomante sblocca la gara al 62esimo con Cosmo Palumbo, al 68esimo il raddoppio di Farindolini. Domenica trionfale dunque per il Teramo. E chiudiamo con il rugby femminile. Siamo a Teramo, dove in questo momento la squadra svolge gli allenamenti al vecchio stadio comunale, ma l'amministrazione promette delle novità e delle soluzioni. Sentiamo il servizio di Chiara Bonatti. Una squadra che in realtà nasce nel 2009 sotto l'ala protettrice del Teramo Rugby. Quest'anno abbiamo deciso di renderci autonome e attualmente siamo senza campionato. Per quanto riguarda il campo, ci alleniamo al campo comunale. Una squadra, quella del Teramo Rugby femminile, che è nata da alcuni anni ma che è diventata autonoma solo quest'anno. Al momento svolgono i loro allenamenti al vecchio stadio comunale, ma come ha sottolineato il sindaco Teramo Gianguido D'Alberto, l'impegno è quello di riuscire a dotare la squadra di una struttura adatta. E anche quanto ribadito dall'assessore allo sport Sara Falini. La società del rugby teramana, adesso nello specifico la femminile, ha trovato spazio per i propri allenamenti e la propria attività quotidiana al vecchio stadio comunale dopo una operazione di manutenzione ordinaria del manto. Sono, diciamo, entrate come loro, diciamo, casa in quello che è il vecchio stadio comunale, ovviamente consapevoli che è una situazione di precarietà e che da quel punto di vista ovviamente bisogna intervenire per cercare di dare una risposta anche a questa società, una società molto importante. Il rugby è anche uno sport molto importante per il nostro territorio, e la nascita di una società sportiva di rugby femminile dimostra che, nonostante tutte le difficoltà, nonostante diciamo, gli impegni e gli sforzi che quotidianamente svolgono, non manca quella che è la loro determinazione per portare avanti l'attività sportiva che praticano. Quindi da questo punto di vista vanno assolutamente ringraziate, perché nonostante tutte le difficoltà a cui vanno incontro per un'assenza negli anni di un'attenzione verso quella che può essere la casa di una società del rugby, vanno assolutamente, lo ripeto, ringraziate per tutta l'attività che quotidianamente portano avanti. L'amore per lo sport si vede proprio nei 12 scatti delle atlete del nuovo calendario, che hanno fatto anche per raccontare il loro legame con Teramo. Questo calendario nasce oltre a questa esigenza, anche dall'esigenza di ricollegarci alle nostre radici, che sono appunto quelle della città di Teramo. Infatti il tema è stato appunto quello diciamo, di riscoprire i luoghi della nostra città e di includerli negli scatti dei 12 mesi del calendario. Ed è tutto per questa edizione del TG Abruzzo. Grazie per essere stati con noi, una buona domenica.